Buonasera a tutti e bentrovati con Bracco Italiano TV. Oggi abbiamo come ospite Alessandro Ermini, come vi abbiamo già anticipato dalla nostra locandina, e tratteremo l'argomento della società specializzata, di quello che è accaduto dal momento delle elezioni fino a qualche giorno fa, in cui Alessandro è stato nominato presidente. Vorrei presentarmelo prima di iniziare il nostro discorso e vi dico che Alessandro è nato l'1 gennaio 1962 a sede in Arezzo, dove è nato, e si occupa di fare l'imprenditore orafo. Lui è stato consigliere della SABI per ben 2 mandati e si occupava anche di avere la responsabilità delle delegazioni che, come molti di voi sapranno, sono appunto quei i satelliti regionali della provinciali, anche in alcuni casi, della società specializzata della SABI. E niente, io Alessandro l'ho conosciuto anche perché prima ancora di questa intervista già lo conoscevo. Ed è stata la prima persona del vecchio consiglio SABI che ho conosciuto, perché è stato anche l'organizzatore di quelli che sono stati gli eventi ad Arezzo, del 70° della SABI e del raduno mondiale fatto ad Arezzo. E l'ho conosciuto perché lui era uno dei responsabili organizzatori insieme a Franco Scortecci, ed entrambi sono stati veramente molto disponibili e molto, diciamo, accoglienti in questa città, dove noi eravamo arrivati dopo un viaggio abbastanza lungo, eravamo un po' spaesati e loro ci hanno fatto da guida, sia per trovare i posti, insomma, dove dovevamo andare, sia per poi risolvere eventuali problemi che ci potevano essere. E quindi stasera lo avremo con noi, ma lo avremo in veste di presidente della SABI. Quindi io vi affretto di entrare nella diretta, perché tra 2 minuti iniziamo e farò entrare il nostro ospite in maniera tale da poter iniziare la nostra discussione, il nostro dialogo, insomma, perché penso che tutti quanti vogliamo sapere delle novità. Io, dal momento in cui c'è stata, sono salito a Bologna, ho preso un aereo quando ci sono state le elezioni, anche perché non era vicinissimo a casa mia. Sono stato là una giornata, abbiamo fatto le lezioni, siamo tornati tutti a casa consapevoli del nuovo consiglio eletto, e poi non abbiamo avuto più notizie. Quindi oggi Alessandro ci spiegherà cosa poi è successo in questi giorni e cosa succederà poi anche dopo, anche perché molti di voi hanno scritto alla pagina di Bracco TV, mi avete scritto anche privatamente, più che altro per la questione delle tessere, che sinceramente non sapevo cosa rispondervi, ragazzi, soprattutto perché non ero informato di nulla, non sapevo, non potevo quindi anche rispondervi. Ebbene, se non si hanno informazioni, non darne di false. Quindi, per chiarire il tutto, questa sera ho deciso di creare questa diretta. Alessandro mi ha chiamato, aveva insomma volontà di spiegare quella che è stata la sua esperienza, e gliene daremo la possibilità. Quindi io direi che possiamo partire. Alessandro Ermini è già pronto, lo faccio entrare. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Marco, buonasera a te e a tutti quelli che sono in ascolto. Ciao Al Marco. momento sono 34 e stanno aumentando, ci stanno salutando. Noi partiamo subito con quelle che sono le mie domande, sostanzialmente. La prima è, appunto, come ho già anticipato, cosa è successo dal momento in cui sono andato via da Bologna fino ad oggi? Sì, a Bologna ci siamo visti, l'ultima volta ci siamo visti era proprio a Bologna, devo dire anche una bella giornata, effettivamente c'era anche un bel clima, se ti ricordi, insomma, Il siamo stati. panorama, soprattutto, il panorama era notevole.
Sì, è stata una bella giornata. Niente, dopodiché, dopo Bologna, i primi di gennaio abbiamo fatto il primo consiglio dove abbiamo nominato Cesare, sì, scusa, Mario Crescenti, presidente, e poi vicepresidente, nella persona di Giovanni Barbieri. In quell'occasione abbiamo anche nominato il comitato tecnico e poco più. Ecco, quel giorno lì non abbiamo fatto altre cose. Insomma, il primo consiglio normalmente viene fatto questo: vengono assegnate le cariche. Questo poi il mese di gennaio abbiamo lavorato, diciamo, sotto traccia, non abbiamo fatto altri consigli, ci siamo interfacciati tra di noi. E poi siamo arrivati alla fine del mese, esattamente al 31 di gennaio, dove Mario Crescenti ha rassegnato le proprie dimissioni. Inaspettate, insomma, lo so, ci sono state queste dimissioni. Il giorno seguente abbiamo convocato un consiglio direttivo da svolgere per l'11 di febbraio, i 10 giorni canonici che servono per poterlo fare. Nel frattempo, fra il 1º di febbraio e l'11, ci è arrivata, mi sembra il 4, sì, il 4, un procedimento di vigilanza da parte dell'ENCI, proprio in virtù delle dimissioni del presidente. L'ENCI ci chiedeva dei chiarimenti, ci chiedeva anche una relazione che avremmo dovuto consegnare poi entro i 10 giorni successivi. Quindi dicevo, il consiglio che avevamo indetto era per l'11 di febbraio. Nel frattempo, nei giorni successivi, fra l'8 e il 10, sono arrivate le dimissioni di altri tre consiglieri. Quindi siamo andati al consiglio dell'11 di febbraio in 4, che è il numero minimo necessario per poterlo comunque rendere valido. Eravamo io, Giancarlo Perani, Roberto Lippi e Gian Piero Piazza. In quel consiglio abbiamo eletto, gli altri hanno proposto me come presidente, e Giancarlo Perani come vicepresidente. Questo è successo, insomma, in quel consiglio lì. Ci rimaneva solamente da fare la relazione all'ENCI, che abbiamo provveduto a fare il lunedì, in cui abbiamo dato risposta a tutti i punti che ci chiedeva di chiarire: la stabilità del club, dell'associazione, quindi volevano sapere chi era il legale rappresentante, quindi io. E poi volevano sapere anche cosa intendevamo fare con l'attività zootecnica, quindi le attività di raduni, prove speciali, tutto quello che riguarda appunto l'attività. Attività che noi abbiamo relazionato e poi abbiamo comunque già messo in atto il raduno di Grazzano. Poi intendiamo andare avanti con tutto il calendario che era in essere del primo semestre, che avevamo già fatto a suo tempo, con raduni e prove che già si erano appunto stabilite, con la possibilità forse anche di fare qualche altra prova in questo periodo primaverile, se troviamo qualche occasione, che ne so, qualche gruppo cinofilo che ci propone qualcosa, o noi lo chiederemo a loro, potremmo vedere di fare anche qualche altra prova, visto che quella di Grazzano non siamo riusciti a farla perché i terreni non erano più disponibili. Il raduno di Grazzano che faremo il 19 di marzo, mentre a calendario era il 12, ma il 12 c'è il derby giù dalle tue parti, giù ad Altamura, e quindi abbiamo dovuto 12 e posticiparlo. 31. Sì, noi avevamo a calendario il 12, però visto la concomitanza del derby, perché quando abbiamo fatto il calendario il derby ancora non era stato diciamo messo a calendario dall'ENCI. Niente, poi anche l'altra cosa che interessava sapere all'ENCI, che noi abbiamo dato risposta e che definiremo nel prossimo consiglio del 28 di febbraio, è l'assemblea annuale dove reintegreremo
con le elezioni di consiglieri dimissionari e anche altre cariche che sono da riassegnare. Il provviviro, due provviviri mi sembra, e anche un sindaco supplente. Questo è quello che è successo. Che Arezzo è sempre disponibile. Come, scusa, Marco? Franco Scortecci ti ha scritto che Arezzo è sempre disponibile. Vabbè. Vedremo, vedremo. Lui, sai, per la mondiale lui è sempre disponibile. Credo si riferisca a quello quando dice questo. Credo, ecco, questo è quello che è successo da Bologna, che eravamo lì insieme, ad oggi in pratica. Che dire, altro io non aggiungerei, insomma, ecco, questo è quello che è successo. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, siamo ripartiti con la segreteria, siamo ripartiti con il tesseramento, comunque poi di questo ne se ne riparla anche ora nei prossimi punti, insomma, se hai qualcos'altro da chiedermi o da sapere. Adesso che lavoro volete portare avanti con il Senti, futuro? allora, dunque noi vorremmo proprio portare avanti quello che abbiamo iniziato con Mario Crescenti, quell'idea lì di riappacificazione, facile, difficile, quanto lo sarà, boh, noi ci impegneremo per farlo. È un punto fermo nella nostra volontà. Per quanto riguarda poi invece altre cose, per noi è importante dare un potenziamento alla segreteria. La segreteria che vorremmo che avesse più giorni da dedicare alle domande dei soci. Quindi attualmente mi sembra sono un paio di giorni, qualche ora la mattina. Noi vogliamo ampliare quelle aperture lì. Con la spedizione anche delle tessere da fare settimanalmente, vale a dire il pagamento arriva, tutti i pagamenti che arrivano delle quote settimanalmente vanno spedite appunto non oltre la settimana di tempo. Una volta alla settimana la segretaria provvederà a questo e lo farà anche in maniera come aveva già iniziato prima, però lo farà in maniera più assidua, insomma, facendo la scannerizzazione delle tessere, perché la doteremo anche di un telefono dove potrà usare WhatsApp, e chi avrà necessità di avere l'anteprima della tessera gli verrà inviato la foto appunto della sua tessera, di modo che se ha bisogno per fare delle iscrizioni, insomma, per tutto quello che serve avere la tessera. Questo per quanto riguarda la segreteria, insomma, ecco, mi hanno detto, io non lo sapevo, che c'è anche una mail, un indirizzo postale elettronico, posta elettronica, dedicata al presidente. Ecco, io la vorrei mettere in atto, vale a dire, chiunque vuole fare dei reclami, dare dei consigli, qualunque cosa, suggerimenti. Quella casella di posta dedicata la può utilizzare e gli verrà dato risposta, insomma, ecco, anche apprezzamenti, anche insomma, cose positive, non solo negative se ci sono, speriamo di sì. Un'altra cosa molto importante è la comunicazione. La comunicazione quindi vuol dire un sito efficiente, sempre aggiornato, possibilmente, se fosse possibile, anche aprire una pagina Facebook. Per questo che è sempre molto difficile poterlo fare, ci vorrebbe una persona che la segue, perché sai benissimo su Facebook che si possano creare molti equivoci, quindi per far questo bisogna trovare una persona disposta a seguirla costantemente. Però nelle intenzioni c'è, se troviamo la persona giusta che ce lo può seguire, si potrebbe fare. Dunque, poi ci sta il discorso delle delegazioni, argomento molto scottante, perché negli ultimi anni ci sono state delle criticità, lo so, lo seguite io, non erano tutte rose e fiori, c'erano delle situazioni che non funzionavano bene.
Poi anche un po' per colpa mia, non lo so, ma sicuramente quando qualcosa non funziona, dipende non solo da tutte e due le parti, da parte dei delegati, ma anche poi probabilmente da chi l'ha seguita. Però abbiamo individuato, già avevamo individuato anche con chi mi ero interfacciato per questo, delle possibili soluzioni, delle semplificazioni per agevolare il lavoro, del tipo dividere. Nemmeno dividere ogni regione, perché attualmente le delegazioni sono divise per province. Io le ho trovate così. Ogni provincia aveva un delegato. Poi magari tanti delegati coprivano più province, ecco che non c'era strettamente un delegato per ogni provincia. Però la divisione era per provincia. Se te vai sull'elenco dei delegati, troverai ogni provincia il nome del delegato. L'idea era quella anche di poter all'interno di ogni regione, magari anche fra di loro, tra i vari delegati, per dire in Toscana abbiamo 5-6 delegati, ecco, si mettono d'accordo e nominano fra di loro un delegato regionale, che è quello che poi magari si interfaccia con la sede, con i responsabili dei delegati, che possono essere anche più di uno, possono essere due, possono essere anche tre, dividere anche le zone. In questa maniera probabilmente il lavoro diventa più snello, più semplice e anche più facile da seguire. Dotare anche i delegati di un po' di strumenti per poter fare quello che c'è da fare. Non lo so, insomma, ecco, poi non abbiamo avuto tanto tempo per poter addentrarsi prettamente dentro la materia, però le idee c'erano, ci sono e quando poi il gruppo sarà reintegrato, perché stai mancando quattro persone, ancora magari entrano e hanno anche delle idee da confrontarsi e da portare avanti insieme a loro. Altra questione molto importante è la salute del bracco, e già con l'istituzione del comitato tecnico di cui faceva parte Mauro Bellodi, Gianluca Magni e Luigi Marilungo, sono tre veterinari di esperienza, Gianluca Magni per l'ortopedia, Mauro Bellodi tutti lo conosciamo, Luigi Marilungo uguale, oltre che l'esperienza braccofila, c'era anche proprio l'esperienza di veterinari, di ambulatorio e patologie. Quindi era rivolto e spero comunque che di poter continuare ad avere il loro appoggio, perché la salute dei nostri cani è importante. Ci sono delle cose da approfondire, malattie genetiche di vario genere comunque, sia dal punto di vista scheletrico, insomma, ortopedico che anche di altra natura. E quindi questo è un argomento importante, di sicuro. A grandi linee questo è quello che vorremmo andare a fare. Poi sicuramente, come ti dicevo, con l'ausilio di altri consiglieri, ci sarà la possibilità di inserire anche diciamo, altri punti programmatici, sicuramente. Però se ne riparlerà, insomma, con più calma. In questo momento, secondo me, la cosa importante è dare risposte ai soci, perché hanno attraversato un periodo dove nell'incertezza, insomma, la sabbia c'è, non c'è, cosa si fa, cosa non si fa. Questo è quanto. Per quello che dicevo prima, Alessandro, la risposta che bisogna dare stasera sostanzialmente è quella che dobbiamo dare alle domande che mi sono state poste. Quindi ti devo chiedere come dobbiamo comportarci con le tessere 2022. Bisogna aspettare o No, conviene che fare aspettative? non c'è da aspettare. Il tesseramento è aperto. Sul sito abbiamo messo a tutta pagina appunto tutti i dati, tutti gli estremi per poter fare i versamenti, per poter sia con il bollettino postale, dove si vede su quella finestra lì, appare il bollettino postale che è già precompilato, cosa che avremmo dovuto spedire per posta,
insieme a una lettera scritta già ancora da Mario Crescenti del presidente, una lettera insomma di benvenuto, però i tempi non ci sono, quindi abbiamo deciso di inserire lì nella pagina, nel sito, tutto l'occorrente per poter fare il tesseramento. Tesseramento che comunque per quelli che già hanno pagato, e sono insomma già un numero considerevole, le tessere sono già pronte, alcune sono già partite e altre devono partire nei prossimi giorni. A questo punto nei prossimi giorni intendo lunedì o martedì. Ma chi volesse, può telefonare in segreteria e la segretaria provvederà a mandargli la foto della sua tessera. Quindi questo è già in essere, insomma. Quindi per il discorso dei pagamenti delle quote già versate, la tessera è già pronta, di stare tranquilli. E poi invece importante è anche l'altro discorso, insomma, di fare il tesseramento perché dobbiamo dimostrare che il club è vivo, la società c'è e siamo operativi in tutto e per tutto. Alessandro, a proposito di questo, ribadiamo, comunque spieghiamo come si fa a diventare soci della SAPI, magari c'è qualcuno che ancora non lo è, vorrebbe entrare. Sì, per diventare soci della SABI sul nostro sito c'è un modulo predisposto per questo. Sono due pagine. Una pagina è solamente per l'autorizzazione del trattamento dei dati. Nella pagina invece dedicata al nuovo tesseramento è scritto tutto lì. Ci servono due soci presentatori. In quella pagina c'è scritto che è possibile farlo anche con il delegato. Ma lo statuto questo non lo prevede, quello è un refuso che c'è su quel modulo. In realtà servono due soci presentatori, uno può essere il delegato, però c'è necessità anche che sia un altro, ma insomma si recupera facilmente due soci per potersi iscrivere. Ecco. Poi va riempito quel modulo, va inviato via mail alla segreteria, con il pagamento della quota allegato, in modo che si vede che, perché se il pagamento non viene fatto, finché non c'è anche quello, la domanda non può essere presa in considerazione. Domanda che poi viene portata all'attenzione del primo consiglio utile, in cui vengono accettate tutte le domande che sono state fatte. Questa è la modalità per diventare socio. Ok, perfetto Alessandro, io penso che per me può bastare, io ho terminato quello che volevo chiederti questa sera e adesso ti leggo un po' qualche commento che è arrivato. Ci sono tantissimi saluti, siamo arrivati a 55 persone, che è stato il massimo, diciamo, dell'ascolto. La prima domanda è di un Antonio Vecchione che... Poi dopo ce ne sarà una successiva, perché il signor Crescenti ha rassegnato le dimissioni. Questo va domandato al signor Crescenti. Io non posso parlare per Mario, insomma, ecco, i motivi delle sue dimissioni le deve eventualmente, se volesse, concederti un'intervista e dirlo lui, insomma. Io l'ho sempre detto, cioè per me non c'è nessun problema, chiunque voglia esprimere, Sì, ma dire. io secondo me poi a questo punto non è nemmeno la cosa più importante, insomma, ecco. Fatto sta che Mario ha dato le dimissioni, poi ha avuto sicuramente i suoi motivi, ma insomma, ecco, non sta a me dirli, quindi non posso rispondere a domande che non riguardano me, ecco. E qua di nuovo chiede, oltre il signor Crescenti, chi sono i dimissionari e perché? Anche qui immagino che... Stesso discorso, insomma, ecco, io non entro in merito a queste cose, perché se avessi dato io le dimissioni, le avrei motivate anche a te questa sera, ma siccome non è una cosa che posso fare io, non lo faccio. Gli altri tre consiglieri che hanno dato le dimissioni sono Giorgio Zirone, Mimmo Domenico Pizzolante e Giovanni Barbieri. Sono loro che erano comunque, tutti sappiamo che erano in consiglio. Però le motivazioni, insomma, non sta a me,
Qui c'è un'altra domanda simile, però te l'ho evidenziata perché Sergio Cioli ci ha chiesto il commissario ad acta perché si è dimesso, ma il commissario ad acta non Il commissario ad acta non era più in essere perché il commissario ad acta era il suo lavoro era finito nel momento in cui siamo andati in assemblea, il 18 di dicembre. In quel momento il commissario ad acta aveva finito il suo lavoro, aveva fatto tutto quello che doveva fare, aveva svolto tutto e dopodiché le cose sono insomma, andate in nell'altra direzione. Mario si era proposto alle elezioni e poi era stato eletto presidente, quindi il commissario ad acta era il suo ruolo era finito in quell'occasione lì. Poi c'è un intervento di Alessio Scucchia che dice: se uno ha un po' di intelligenza e riesce a mettere da parte il fattore amicizia, vi garantisco che Alessandro non è una persona veramente per bene. Però purtroppo tantissimi ragionano a prescindere per forza. Quindi. Vabbè, io qui non ho da commentare, posso solo ringraziare Alessio, che però forse dice così perché siamo amici, quindi comunque ringrazio Alessio dell'apprezzamento. Questa invece è bella di Nazareno Teti e credo anche costruttiva, e sono d'accordo con lui. Per avere la tessera 2021, vabbè, voleva sapere come si facesse, gli abbiamo spiegato. E lui dice: non voglio dare colpe, conoscendo però le poste, un consiglio: regalate ai nuovi iscritti dei gadget, sarebbe carino. Questa è un'idea interessante. Dunque, il gadget da regalare ai soci però devono essere tali, e io ci ho pensato diverse volte, per spedirli per posta non è facile perché avrebbero dei costi esagerati di spedire dei gadget. L'unica cosa possono essere degli adesivi da inserire dentro la busta insieme alla tessera, quindi in quel caso non c'è un costo di spedizione. Oltre al costo che poi non è neanche esagerato. Io tante volte ci ho pensato di poterlo fare anche prima, non lo avevamo mai proposto perché poi non c'era la possibilità di spedirli e non era neanche facile, forse anche neanche giusto, consegnarli in occasioni di raduni o così, perché i soci che non vengono ai raduni non sarebbero mai venuti in possesso di quel gadget. Quindi vanno individuati dei gadget da poter inserire in una busta senza gravare i costi di spedizione. Quindi io ho pensato a degli adesivi, magari fare degli adesivi tutti gli anni diversi, in modo personalizzarli un attimino, ma al di là di questo, ecco, io non so se è possibile fare altri gadget. Altri gadget che invece se uno vuole, può, nel sito c'è una casella, una finestra apposta. Può ordinare lì e magari anche in quel caso vengono spediti pagando insomma quello che devono pagare, riservato ai soci ovviamente. In quel caso i gadget sì, perché ognuno che lo vuole insomma paga quantomeno il costo di spedizione. Ok, Comunque è chiarissimo. una buona idea quella di poter mettere dentro la busta un qualcosa. Gli adesivi potrebbero essere una cosa da fare, sicuramente. Poi Alessandro, un'altra curiosità di Roberto Lanari. Per aumentare i soci non potrebbe essere utile dare in gestione un certo numero di tessere agli allevatori, anche amatoriali, da regalare a chi prende un cucciolo? No, non si può, perché c'è una procedura per diventare soci. Devono esserci due soci presentatori e comunque il socio deve passare cioè scusa, l'accettazione di socio deve passare per statuto dall'approvazione di un consiglio. Quindi non è possibile dare le tessere prima o anche a un delegato stesso, non possono essere date le tessere che si possano eventualmente consegnare in questo caso però solamente ai delegati. Sono quelle per il rinnovo, non per nuovi soci. I nuovi soci non si possono fare così. Anche se poi, che io mi ricordi, non è mai stato adottato il veto su qualche socio. Sono sempre stati accettati tutti, però c'è una procedura e quella dobbiamo rispettare. Sì, bisognerà escogitare qualche altro sistema per aumentare i soci, non come suggerisce Roberto Lanari che. Sarebbe bello, ma non si può fare, anche volendo non si può fare.
Ok, poi c'è Sergio Michele Iannecci che ci scrive: con la reintegrazione dei soci ci saranno nuove elezioni delle cariche o lei rimarrà presidente Sabi? Allora, questo consiglio rimane in carica per 3 anni. Le elezioni, cioè quello che ci sarà all'assemblea, non sono le elezioni triennali, è solamente un'assemblea, l'assemblea annuale, dove, vista l'eccezionalità della cosa, vengono l'eccezionalità che comunque si verifica spesso perché capita che un consigliere si dimette. In quell'occasione, in occasione dell'assemblea, vengono rieletti i nuovi, cioè i consiglieri che dimissionari. Quindi vengono, però viene fatto comunque sia in quell'assemblea con un'elezione e non comunque quella che viene fatta triennalmente. Questa è un'elezione diversa. Comunque sia i soci possono eleggere chi vogliono loro, chi decidono loro. Quindi non ci sarà praticamente lo stesso evento che si è venuto a creare a Bologna. No, non è un'elezione come quella. Il consiglio è questo formato da 4 consiglieri come presidente con il reintegro di quelli dimissionari. La procedura è questa. Ma non, scusami, cioè questo è mio, ma non ho capito io. Ma come avverrà la reintegrazione? Dovremo votare noi soci o no? Sì, soci, certo. I presenti all'assemblea votano. Bisognerà fare un evento simile a quello di Bologna, o no? Ho capito Un male. evento simile a quello lì. Ah, ok, perfetto. Poi abbiamo Alessandro Pierangela Quadri. Buon lavoro, per i cacciatori cosa prevedi? Io sono un cacciatore come Alessandro, che so, insomma, la sua attività è quella di fare le prove della FIDASH, che in cui ben figura tutti gli anni. Lui viene spesso qui a Pollacchioni nelle mie zone. I cacciatori devono continuare ad andare a caccia con il bracco finché ce lo consentiranno. Per fortuna il referendum è saltato, altrimenti sarebbe stato anche quello un impedimento, insomma, considerevole. Per fortuna a caccia ancora ci possiamo andare e vediamo, insomma, noi. La Sabi per i cacciatori organizzava il selvatico abbattuto, la Coppa delle Delegazioni, dove sono prove, diciamo, in cui i cacciatori possono ben figurare. Normalmente in quelle manifestazioni lì, in quelle prove lì, a selvatico abbattuto, i cacciatori, insomma, sono sempre venuti e hanno detto la loro, hanno detto la loro. Poi si può sempre organizzare altre cose a livello regionale, sì, però sono tutte cose da prendere in esame, quando saremo con la squadra al completo. Quando saremo in pieno organico, penseremo sicuramente anche a cosa fare per i cacciatori, perché molti di noi vanno a caccia con il bracco e molti. Potranno, anche se inizialmente non lo fanno, ma una volta che hanno preso e portato a casa un bracco, in tanti poi gli viene la voglia di cimentarsi anche in questa attività, l'attività venatoria. Proprio per vedere il loro bracco nella situazione che gli si addice di più, che è quella della caccia, insomma, ecco. Poi il bracco sta bene anche sul divano, ma sicuramente a caccia è dove dà la massima espressione. Quindi ben vengano cose per i cacciatori, sicuramente mi interessa anche a me questo. Poi, Alessandro, c'ho due interventi di Sergio Michele Iannecci, però in mezzo c'ho un altro di Pier Badia, quindi ti leggo prima quelli di Sergio e poi passiamo a quello di Pier. Sergio scrive: reintegrazione dei consiglieri che si sono dimessi, e poi ti chiede: ma non si rivoterà per presidente e vice? Questo prevede lo statuto? No, l'ho già detto prima, questo non lo prevede lo statuto. Questo è un triennio che è iniziato il 18 di dicembre e finisce dopo 3 anni. Presidente e vicepresidente rimangono quelli che sono stati eletti recentemente. Ci sarà il reintegro invece di quelli dimissionari, quindi entreranno altri 4 consiglieri,
e ricopriranno il ruolo di consigliere. Questo è. Ok, penso che è stato chiaro. Lui mo mi ha riscritto, non sarebbe più giusto reintegrare i consiglieri e rifare il tutto, però non lo so. Andiamo avanti. Dovrei dare anche io le dimissioni, insomma, non si finisce più. Giustamente, andiamo avanti. Pier Badia scrive: buonasera a tutti. Oggi chi rappresenta la Savi? Chi sono le persone nella lista ancora presenti nel consiglio di oggi? Allora, l'ho detto prima, sono io, Alessandro Ernini, Giancarlo Perani, vicepresidente, Roberto Lippi e Giampiero Piazza. Questo fino alla prossima assemblea. Dopodiché ci saranno altri quattro consiglieri che attualmente non sappiamo chi saranno, insomma, ecco, lo deciderà l'assemblea quel giorno lì. Ok, poi abbiamo una domanda di Franco Boni che ti scrive: cosa pensi delle pub? Le PAV sono uno strumento che l'ENCE ci ha messo a disposizione un po' di anni fa. Noi a suo tempo le abbiamo organizzate anche con Franco un paio di volte. Sono uno strumento interessante. L'unica cosa che è un po', diciamo, riduttiva perché non ti dà accesso a niente. Avere un cane che ben figura a una PAV alla fine lascia il tempo che trova e fine a se stessa. Bisognerebbe che le PAV avessero un riscontro e servissero a qualcosa, che ne so. L'idea era sempre quella, ma perché non far sì che le PAV servano come accesso al campionato di lavoro? Vale a dire, un cane che si presenta a una PAV, dove c'è un giudice ENCI specializzato, scusa, per riguardo alla prova di lavoro, un giudice di nomina Sabi, della società specializzata, che invece riguarda più l'aspetto morfologico. Ecco, un cane che supera questo, secondo noi, potrebbe essere, secondo noi, è degno della stessa qualifica del molto buono in lavoro, no? Per accedere al campionato di bellezza. Già questo sarebbe un incentivo a partecipare alle PAV che comunque sono sempre un qualcosa per mettere in mostra i cani che sono in mano ai privati, cacciatori o altri, non ai professionisti. Però sono una cosa interessante da fare e bisognerebbe comunque le delegazioni provvedessero con l'aiuto comunque della sede a organizzare. Non ti dico quasi obbligatoriamente, ma insomma va caldeggiato molto questo. Non dico neanche poi tanto a livello regionale, ma comunque a livello di zona, che ne so, al sud poter organizzare nell'arco dell'anno un paio di eventi, di PAV, così come al centro e così come al nord. Però poi bisogna vedere anche l'affluenza che c'è, perché se poi vengono disertate. Il problema delle prove è che anche il problema delle PAV è la pubblicità, secondo me, perché vengono pubblicizzate male queste prove di lavoro. E questo lo dico e lo ribadisco, l'ho detto già tante volte. A me arrivano queste, cioè io sto facendo di tutto per pubblicizzarle, ma mi arrivano delle locandine fatte male, poi mi arrivano quelle fatte bene dopo che la prova si è già fatta, cioè non si capisce niente sulla Anche mettere. per tempo vanno organizzate, anche per tempo, Sì, ma non ho capito, all'ultimo però minuto. mentre l'esposizione io vado su NC Show e trovo già la locandina, trovo la giuria, trovo tutto, le prove di lavoro è un caos perché la giuria si sa e non si sa, a volte si sa, a volte no. Le locandine non arrivano, non ci sono altre volte, è semplicemente un foglio bianco scritto. Cioè il marketing fa tanto, il design di una locandina fa tantissimo anche, sembra una stupidaggine, ma al giorno d'oggi funziona. Quindi pensateci a questa cosa qui anche. Sì, Cioè, nel sicuramente. momento in cui il derby viene pubblicizzato bene, ad esempio, perché la prova che ti devo dire in un paesino X non deve essere pubblicizzata come viene pubblicizzato il derby? Non ci vuole molto. Quindi, No, secondo no, per carità, si può fare, sicuramente va fatto. Te c'hai anche lo strumento per farlo, quindi se a te ti forniamo gli strumenti, te sei in grado di pubblicizzarlo anche tramite il tuo
il tuo canale, Io quindi ho ripetuto la tua è stamattina, una giusta osservazione, Marco. come il fatto pure che Bracco Denaro TV a me senza problemi potrebbe essere la pagina di rappresentanza della Sabi, nel senso che se voi mi mandate le informazioni, io come ho sempre fatto le pubblicherò. Più che altro, forse se volete creare discussioni, alla Sabi servirebbe un gruppo più che una pagina, però ecco là, poi vedete bene con chi di dovere che cosa può essere più utile. Senz'altro, senz'altro, questo sarà argomento dei prossimi, del prossimo, non dico del prossimo consiglio, perché comunque per queste cose bisognerà aspettare di essere al completo, questo sì. Quando saremo al completo, la comunicazione, quando dicevo la comunicazione, questo fa parte della comunicazione, comunicare quello che abbiamo in programma di fare e anche dopo quello che è successo, perché anche quello poi è interessante far sapere, visto che i giornalini non hanno più senso di esistere. Il giornalino di una volta, con i mezzi che abbiamo ora, forse non è più interessante. Mentre lo è l'annuario. L'annuario, che prima in quello che vorremmo fare, non ti, mi sono dimenticato di dirti, è dare all'annuario una cadenza annuale, altrimenti non si chiamerebbe annuario. Quindi quello anche, non lo so, fatto in maniera un po' più economica, perché comunque ha un costo considerevole trovare chi ci sponsorizza, però bisogna farlo annualmente. Su questo bisogna impegnarsi per poterlo fare tutti gli anni. Questa pure è un'altra cosa che io ti dico come socio giovane della Sabi, quando feci la prima tessera, a me mi arrivò la tesserina, ok, io il giornalino dei nostri cani dell'ENCI l'avevo già perché ero socio di un gruppo cinofilo, però comunque se non lo fossi stato mi sarebbe arrivato il giornalino i nostri cani. Poi all'improvviso mi è arrivato sto libro che ho detto che cos'è ed è arrivato, cioè l'annuario arriva a titolo gratuito. Viene fatto alla società specializzata e arriva poi, vabbè, fino ad ora arrivava con cadenza ogni 2 anni No, sostanzialmente, però. allora, l'annuario fino a qualche anno fa arrivava tutti gli anni. Dopo, visto i costi, visto altri impedimenti, Sto parlando della mia esperienza, quindi sono non sì, te pochi anni, da pochi anni ti hai vissuto solo nell'era dell'annuario biannuale, ma prima è sempre stato anno per anno, come deve essere, insomma, però ecco, anche questo magari non si può fare nascondiamo. qualcosa su una pagina, si fa una locandina che la tessera Sabi prevede anche questo, perché prima Nazareno quando diceva i gadget, credo che un annuario, se fatto bene con tutte le cose che ci vogliono dentro, sia un ottimo gadget anche per convincere insomma a fare la tessera. Che L'annuario collezionare anche. è uno strumento utile dove riepiloga tutto quello che è l'andamento annuale, prove, raduni speciali, tutto quello, insomma, riguardante l'attività zootecnica, e in più ci sono i campioni, insomma, tutto quello che c'è da sapere sul Bracco di quello che è successo in quell'anno, cani proclamati campioni e tutto quanto. Ecco, quindi l'annuario va rifatto con cadenza annuale. Bisogna impegnarsi perché non è facile trovare il supporto economico per poterlo fare, però bisogna farlo, non ci può da fare. E anche qui Alessandro, io ti dico, cioè, abbiate anche premura nel momento in cui si è fatto un evento, se non arrivano quello che è il lavoro che dovrebbe fare delegato, quindi il mandarvi i risultati e i giudizi di quell'evento, chiamate e dite che sta succedendo, perché non sta arrivando, perché deve Questo arrivare questo. qui ha ragione, perché poi cosa succede? Succede che il materiale è successo spesso, insomma, è successo negli ultimi annuari che tanto materiale o non è arrivato o è andato disperso. Quindi è successo che qualche evento non è stato menzionato in quell'annuario. Perché? Perché poi il tempo passa un anno, passa 2 anni, a volte nell'ultimo mi sembra sia passato addirittura 2 anni e mezzo. È logico che qualcosa va perso. E invece bisogna con i delegati raccogliere tutto il materiale. Il delegato in questo è fondamentale, è importantissimo, è una delle sue mansioni, quello di raccogliere il materiale delle prove,
degli eventi inerenti appunto alla società specializzata, quindi speciali, da raccogliere e mandare in segreteria all'attenzione di chi deve poi pensare alla stesura di questo annuario. Questo Però quello che voglio dire io è che se il delegato lavora bene e si fa anche un mazzo così, perché stare a riscrivere, a trascrivere le veline dei giudizi non è un lavoro semplice, ne so è un qualcosa. lavoro complicato perché vengono scritti spesso e volentieri, vengono scritti anche male. Sì, no, quindi è un lavoraccio assolutamente. Nel momento in cui poi viene inviato e viene disperso, non so come, e ci troviamo un annuario, prima di stamparlo, di inviarlo l'annuario, assicuriamoci che ci siano tutti gli eventi sopra, perché sennò poi va buttato anche quel lavoraccio fatto dal delegato, che Vero, voglio vero dire, Marco, hai detto poi ci lamentiamo una cosa. che non fanno magari tutto quel che possono i delegati, però in certe situazioni in cui magari lavorano, poi non vengono retribuiti in questo senso. Retribuiti no, quello No, sarà che. retribuiti nel senso di avere la soddisfazione di dire: caspita, mi sono fatto un Sì, mazzo quella sera, quel pomeriggio. retribuiti solo con una bella pacca sulla spalla, ecco, non di più. Sì. Va bene, poi ci abbiamo Sergio De Bacco che ti scrive: buonasera Presidente, speriamo in un triennio ricco di soddisfazione e di serenità per tutti i bracofili, un forte in bocca al lupo. Ringrazio l'amico Sergio De Bacco. Vediamo di fare il possibile. Alessandro Pierangela Quadri ti dice: grazie per la risposta, è soddisfatto. Sergio Iannini Alessandro. dice che si è dimesso anche un vice, e qui era sotto gli occhi di tutti, quindi si poteva arrivare a questa informazione. Poi Stefano Savioli, Franco è un po' che ci provo, non so a cosa si sta riferendo Stefano. Forse sta dicendo a Franco Boni, non penso Ah sì, riguardo alla PAF. bravo, sì, parlava delle pub. Franco Boni, d'accordo sulla validità delle pub per il campionato. Di nuovo Questa Stefano. è una cosa che dobbiamo provare a portare avanti in seno all'ENCI perché non dipende da noi. Ecco, questo è un qualcosa che dobbiamo essere portatori di questa istanza all'ENCI perché ce lo devono concedere loro, non è che dipende dalla società specializzata. Ci abbiamo già provato in passato, non so con quale effetto, credo perché poi sai, l'ENCI deve rispondere non solo al Bracco, ma deve rispondere un po' a tutte le società, quindi quando fa una norma la fa che riguarda tutti, quindi però insomma possiamo provare a far sì che ce lo diano, questo sarebbe una cosa utile, molto utile per lo sviluppo delle PAF. Poi abbiamo di nuovo Sergio che scrive: scusate se insisto, ma che io sappia i consiglieri dimissionari vengono sostituiti con i primi non eletti nel consiglio, non con nuove elezioni e tra l'altro senza poter aspirare a ricoprire altre cariche. A quello che dice Sergio, allora, non è esattamente così, perché nel momento in cui i consiglieri, e questo lo abbiamo fatto la mattina delle votazioni, hanno accettato l'incarico, noi la mattina che c'è stato le votazioni, c'era lì presente il delegato dell'ENCI, il signor Andrea Boscarello, ci ha dato un modulo da controfirmare in cui noi abbiamo accettato le cariche. Cosa che invece prima lo facevamo al primo consiglio. Io mi ricordo le altre volte quando sono stato eletto, le cariche le abbiamo accettate al primo consiglio. In questa occasione l'ENCI ha voluto fare così. E comunque va benissimo perché non c'è niente di strano, anzi, abbiamo subito accettato l'incarico. Una volta accettato l'incarico, il consigliere che si dimette non viene più sostituito dal primo dei non eletti. Ma deve essere reintegrato tramite, come abbiamo detto prima, una nuova votazione che si farà nell'ambito della prima assemblea annuale. Se la dimissione fosse stata data ad aprile, dopo l'assemblea, avremmo dovuto aspettare l'assemblea dell'anno successivo per reintegrare il consigliere dimissionario. In questo caso manca un mese e abbiamo un mese di tempo per provvedere a questo, però
Sergio sta come ti ho detto io. Gli incarichi li avevamo già accettati la mattina stessa delle votazioni. Quindi la procedura esatta è questa qui. Ok, poi questa è una bella domanda che mi sono posto anch'io nei giorni scorsi. Marcello Salvi, Bracchi oltre Savio, scrive: il consiglio non è formato da 9 consiglieri? Io più Allora, che è una giusta osservazione perché non è formato da 9 consiglieri? spesso noi ce ne dimentichiamo di questo, perché l'altro consigliere non è un consigliere eletto, è il consigliere di collegamento di nomina ENCI, quindi lui ovviamente non si è dimesso, è lì e fa quel che deve fare, fa il suo lavoro, fa il suo compito. Sì, effettivamente oltre ai 4 consiglieri c'è anche il consigliere di collegamento dell'ENCI nella persona di Andrea Turetti. Quella che ci ha fatto Bracchi oltre Savio, ora non mi sfugge il nome, è una giusta Marcello. osservazione. Marcello, è una giusta osservazione. Quindi attualmente siamo in 5 consiglieri, compreso Andrea Turetti, consigliere di collegamento. Ok, poi c'è Gabriella Pittaro che scrive: buonasera Alessandro, le FAV sarebbero molto interessanti se organizzate bene. Noi in Toscana e soprattutto in provincia di Siena si potrebbero organizzare. La organizzeremo quanto prima insieme a Gabriella. Qui mo mi state scatenando tutti i toscani, Gabriella numero uno, tutti vogliono le pub in Toscana, ognuno le vuole nelle proprie regioni. Buonasera a tutti, dice Santolaro, con un particolare saluto al carissimo Alessandro Ermini. Ringrazio Santolaro. Stefano Montesi che mi dice che sono un novello e dopodiché ti chiede: la tessera si deve fare senza regali, se uno la vuole fa domanda come da regolamento. Ah, non era una domanda, era una puntualizzazione. Sergio De Bacco, l'annuario deve essere tecnico e serve come strumento di informazione. Franco Boni scrive: per diminuire i costi dell'annuncio si potrebbe fare in formato PDF e chi vuole il cartaceo se lo stampa. Anche qui, poi vabbè, sono politiche. Questa potrebbe essere una soluzione, anche se io sono per l'annuario quello tradizionale fatto a mo' di libretto, che se noi riusciamo a trovare il finanziamento e con un po' di sponsorizzazioni degli inserzionisti è l'ideale. Se poi non dovessimo riuscire a recuperare un po' di denari per poterlo fare, si può ovviare con quel suggerimento che ci dà Franco Boni, senz'altro. Ma io sono, se riusciamo a trovare appunto un po' di amici che ci danno una mano, a fare il classico libretto annuario che poi mettiamo nello scaffale. C'è chi li ha tutti da quando sono stati fatti, quindi sarebbe brutto poi doverci mettere un fascicolino di formato A4 stampato. Oltre a quello, insomma, però se non dovessimo riuscire a mettere insieme i soldi per poterlo fare, può essere una soluzione anche questa. Rimane comunque uno strumento da poter utilizzare per quello che uno ci deve fare, insomma, la ricerca di stalloni o la ricerca di cani da prendere in considerazione. Lo strumento va sicuramente portato avanti. Poi c'è Roberto Lanari che dice a Stefano Montesi: il sottoscritto è iniziato ad essere socio Sabi grazie a una tessera regalatemi da Giovanni Barbieri con il primo Bracco. Non sapevo che lo statuto non ne prevedesse più la possibilità. Io non lo so quando ha fatto la tessera lui cosa prevedeva lo statuto. Attualmente lo statuto dice così, quindi bisogna rispettare quello che No, dice più che mandato. altro qua secondo me la questione è questa, che magari uno è libero di pagare la tessera e poi donarla. No, ma al di là di quello, però c'è una procedura per diventare nuovo socio, c'è una procedura che è quella che il Consiglio lo deve approvare. Sì, dico, ma indifferentemente da chi fa il versamento, poi il versamento lo può Il fare chiunque. versamento può fare in contanti, può fare chiunque, non è un Magari problema. in quel caso Giovanni ha fatto il versamento e a lui è arrivata Sì, la tessera. no, penso proprio che sarà stato fatto in quel modo lì. Poi
Poi Alessandro, qua devo rispondere io perché è una critica a me, quindi devo parlare io adesso. E mi scrive: i giornalisti seguono il caso e si interessa di informare i lettori anche se lo fa per passione. Allora, io prima ho fatto una piccola introduzione di quello che è stato, però io il caso l'ho seguito, nel senso che nel momento in cui sono tornato a casa mia dopo le lezioni, ho fatto delle telefonate. Ho provato a seguire il caso con l'odierno presidente e mi è stato detto: state buoni, non lasciateci lavorare perché comunque è un grosso lavoro, bisogna stare d'accordo tutti quanti, ci vuole tempo, ti farò sapere. Io lì sono stato buono perché non volevo andare a dare problemi, andare ad insistere, andare a disturbare chi stava lì per lavorare, per far un qualcosa di utile a tutti quanti noi. Quindi nel momento in cui mi hanno detto di stare nel mio, io sono stato nel mio e poi non ho saputo più niente. È stato Alessandro a chiamarmi Io perché... considera Marco, venerdì sera le 9, le 10, insomma l'orario era quello, mi hanno eletto presidente, il lunedì mattina ti ho chiamato per poter fare insomma questa intervista con te per far sapere insomma. Poi consideriamo Io anche che... prima non lo potevo fare, insomma i tempi erano questi, poi te avevi impegni Io in voglio chiarire settimana. anche una cosa, che voglio dire, io durante il lockdown ho dato una continuità a quello che è stato il programma perché eravamo tutti belli liberi e spensierati e rinchiusi in galera dentro casa. Ora si fanno altre cose, quindi uno magari durante la giornata ha da fare e in questo momento per me è anche un momento abbastanza impegnativo a livello privato dell'università, insomma, quindi non ho più il tempo che avevo nel momento in cui ero costretto a stare dentro casa, che facevo le mie cose durante il giorno e poi la sera avevo la mia ora libera. Quindi faccio quel che posso, faccio il massimo, non vengo pagato e credo che nessuno si sia lamentato fino ad ora, oltre No, Stefano. ti ringraziamo che ci stai dando un aiuto anche in queste occasioni, al di là di tutte le altre cose che hai Mi fatto fino ad ora. infastidisce Quindi. pure ribadirlo perché sembra che io cerco qualcosa, cioè lo faccio perché mi piace. Se uno, credo che se uno sappia fare qualcosa è bene che lo metta a disposizione degli altri. È questo che ho fatto io, che poi voi vedete me, ma insieme a me ci sono altri ragazzi che lavorano perché un'intervista non viene creata 20 minuti prima di andare in diretta, ma viene creata giorni prima perché bisogna prepararsi. E Alessandro è l'ultimo che, diciamo, può testimoniare questo, però se chiedete agli altri che sono stati intervistati, sapete che c'è almeno una settimana di lavoro prima, dal partire alla creazione della locandina fino a tutto il resto. Quindi, Vero, vero Marco. E ti comunque. ringrazio per l'opportunità che comunque Ma ci prego. dai. Ecco, è un servizio che comunque ha un valore. E indubbiamente ti rendiamo merito di quel che fai. Grazie a te. Vado avanti, Stefano Savioli scrive: io ho mandato tutto, mai visti nell'annuario. Vabbè, il problema di cui ho parlato anche io prima, è inutile stare a ripeterci. Franco Boni, per diminuire i costi dell'annuario si potrebbe fare in formato PDF, questo l'abbiamo letto. E si è ripetuto il messaggio praticamente. Poi di nuovo Stefano Mantesi, l'anari massimo. Io posso fare la presentazione e la prima la offro io, vabbè, sono cose tra di loro e ci interessano poco, vediamo se trovo una domanda. Giampaolo Emidio Paoletti, a mio avviso sarebbe molto utile fare un giornale online sul tipo di continentali da ferma, magari limitato al bracco italiano, allo spinone, ma non il gruppo Facebook che diventa una bolgia. Sul gruppo Facebook, sì, c'è il pericolo che diventi una bolgia, quindi quel che dicevo prima è un'idea non so quanto perseguibile, non da buttare, però non è facile, insomma. Mentre il Continentali da ferma che gestiva Cesare Bonasegale, che ci ha lasciato tutto, l'abbiamo anche messo sul sito. Sì, sarebbe una cosa da fare. Se abbiamo a disposizione chi lo può fare, se troviamo la persona giusta che lo può seguire e potrebbe essere all'interno di questo consiglio, sarebbe interessante poter continuare.
Cesare Bonasegale a suo tempo ci dette la disponibilità di questo, quindi potremmo anche riaffrontarlo questo discorso. Giampaolo, grazie del suggerimento, mi ha dato lo spunto per ricordarlo. Sì, effettivamente è interessante la cosa. Proprio anche con quella testata lì, Continentalità, anzi no, quella, esattamente c'era Bracco Italiano, non mi ricordo di quel Il titolo, Bracco Italiano. il giornale del Bracco Italiano che era all'interno di Continentalità, sì. Poi c'è un altro bell'intervento di Marcello Salvi che scrive: grazie per la risposta precedente. Per il collegamento con i club esteri, i rapporti con la SAB International, cosa si prevede? Buon lavoro, Ermini. Allora, per quanto riguarda la SAB International, noi l'abbiamo istituita nell'occasione della mondiale, quella di Arezzo, dove ci siamo visti per la prima volta, Marco. È uno strumento che in questi anni, sinceramente, non è stato ben sfruttato, anzi, diciamo pure, non è stato sfruttato per niente. Solo all'inizio qualcuno ci si è dedicato, però poi è morto lì. Però, vista l'attualità, delle problematiche che ci sono in giro per l'Europa, bisognerà la SAB International che sia all'ordine del giorno di questa SAB. La SAB International deve avere un'importanza, europea, bisogna farla partire con le persone giuste. È fondamentale. Se non vogliamo rimanere chiusi, in Italia, per varie problematiche che ci sono, bisogna, che la SAB International sia attiva in maniera fondamentale, in maniera veramente attiva. Sì, è importante la SAB International. Poi abbiamo sempre Alessandro Pierangela Quadri che ti chiede: a Bigolzone e a Raduno si può rinnovare la tessera? Sì, certo. Ok, poi dottor Mauro Bellodi: finite le rivalità e le guerre intestine, per ogni consiglio il vecchio VET darà sempre una mano alla salute del bracco, che non è una razza in salute se non dal punto delle affermazioni in ring, ma soprattutto in lavoro. Ma anche io ho la pazienza al limite e grande tristezza per gli eventi attuali. Famiglia bella e sfacciata, o sfasciato, sfacciata, non lo so, quando tutto il mondo ci invidia per un cane che è un orgoglio nazionale. Rimprovero. Un rimprovero che ci fa, ne prendiamo atto e speriamo nella disponibilità che Mauro Bellodi ci può dare. Vado avanti, Gabriella Pittor, buon lavoro Alessandro, speriamo di poter valorizzare il nostro baracco italiano, tutti uniti. Grazie Gabriella. Stefano Savioli, vabbè, cosa noi abbiamo mandato le relazioni del Mezzano mai viste? Stefano, di nuovo, ne abbiamo parlato. Tante sbagliate, anche questo è un altro problema. Come sono arrivate? Non sono arrivate quelle del Mezzano, non ne sono arrivate altre, quindi non sei l'unico. Poi, Sergio Cioli, Alessandro è la persona giusta per unirci e superare le rivalità. Pierluigi Grazie Sergio. ti saluta. Ed era l'ultimo messaggio di oggi. Credo che tu sia stato abbastanza esaustivo, Alessandro. Non ci sono più domande, quindi niente. Va bene. Credo sia tutto e ci possiamo salutare. Ti auguro anche io un buon Grazie a lavoro. voi e a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci questa sera. A presto. Io ti lascerò lavorare, però se c'è qualche novità chiamami e fammela sapere perché siamo Vai tutti a tranquillo, Marco. disposizione della Sabi. Va Vai bene. tranquillo. Grazie, buona serata, ciao. Buonasera a voi. Allora, signori, abbiamo terminato la serata di oggi e io voglio fare giusto un piccolo intervento finale per quel che mi riguarda, per quel che riguarda Bracco Italiano TV. Sto cercando dei nuovi contenuti, sto cercando anche del tempo per fare i nuovi contenuti, perché quello che ho intenzione di fare è quello che avevo già iniziato, ovvero quel programma su quello che riguardava la salute del bracco con i veterinari. Se qualcuno vuol darmi una mano, parlo quindi se c'è qualche veterinario che ci sta ascoltando e vuole esporre qualche argomento,
Io sono sempre disponibile, come anche per i braccofili, eccetera. E se qualcuno vuole essere intervistato, che non è stato intervistato, quindi riprendere i vecchi format di allevatori, perché mo sono nati dei nuovi allevatori. Io purtroppo non posso essere onnipresente su tutto, quindi se qualcuno mi informa mi dà una mano. Così come nel momento in cui ci sono gli eventi, graderei che i delegati mi mandassero le locandine per pubblicizzarle, perché a meno che non si faccia una pagina Facebook della Sabi e quindi là sarà responsabilità della società specializzata, credo che io, il nostro gruppo, insomma, il nostro canale è quello che informa su quelli che sono gli eventi al momento. È vero che qualcuno potrebbe dirmi c'è Enci Prove adesso, che è l'equivalente di Enci Show dell'esposizione invece alle prove, però voglio dire, credo sia più facile reperire un'informazione su Facebook dove ci andiamo tutti i giorni piuttosto che andare a cercare appositamente un sito quando uno sa già di dover riscrivere il cane. Quindi niente, io vi chiedo solo questo, un po' di pazienza. Sono mesi un po' impegnativi per me, quindi nel momento in cui trovo un attimo di serenità, ricomincio a lavorare come vi avevo abituati. Vi avevo anche detto, insomma, quando partì quello che è stato il nostro viaggio alla scoperta dei braccofili più importanti, che non sapevo se potevo mantenere lo stesso ritmo, ed è arrivato il momento, chiaramente, che non lo posso mantenere. Non sono riuscito neanche in questi mesi a trovare qualcuno che mi sostituisse anche in quelle che sono le interviste. Qualora dovete considerare anche che nel momento in cui io programmo un'intervista, se succede un imprevisto e io non posso esserci, devo necessariamente rimandarla un altro giorno, come qualche volta è successo, però sono sempre stato, insomma, bene o male presente. C'ho dei nuovi ragazzi che si stanno avvicinando a questo progetto. Logicamente non sono dei braccofili affermati, ma è come io voglio, dei neofiti che si appassionino e mettono la loro voglia di fare, insomma, a disposizione. C'è anche qualcuno che si sta avvicinando al nostro gruppo, che è un attimino più esperto, però chissà se un domani avrò un collega che mi darà una mano, come è stato in precedenza Giorgio Battilana con i suoi video sulla selvaggina e i terreni di caccia. Quindi io questo è tutto per quanto mi riguarda, vi saluto e ringrazio anche i ragazzi che ci stanno dando una mano in questi mesi, che sono Claudia Rossi come al solito e Samuele Gasparini, ma ce ne saranno altri sicuramente. Mi auguro nel prossimo futuro che collaboreranno con me e con gli altri che sono con me. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà come al solito pubblicizzata dalle nostre locandine che ci fornisce la mia collega Claudia Rossi. Ciao ciao e buona serata a tutti.